Grazie e buonasera a tutti. Stasera vorrei continuare il discorso che abbiamo iniziato nella pillola informativa precedente sull'analisi di convenienza di un fenomeno molto attuale in Italia in questo periodo, cioè il fenomeno per cui molti italiani, tanti, tantissimi italiani, stanno portando i soldi oltre confine e segnatamente in Svizzera. Analisi di convenienza di questo fenomeno che noi condurremo sulla base semplicemente dei dati, quali si possono trarre anche dalle cronache e da quelli che sono gli esiti degli studi, delle indagini nazionali e internazionali, riportati anche sui quotidiani economici nazionali. Aiutiamoci, come al solito, con delle slide per una migliore comprensione e fissazione dei concetti. Noi sappiamo già che il fenomeno del portare i soldi in Svizzera, del trasferimento dei soldi in Svizzera, è dovuto a un motivo fondamentale, cioè il motivo della paura dei risparmiatori a fronte della crisi economica italiana, accentuata senz'altro dalla crisi sanitaria dovuta al coronavirus. Ci dobbiamo chiedere però se questa sia la strada più sicura al fine di difendere i nostri risparmi, anche da eventuali imposte patrimoniali, anche nella forma per esempio dei prelievi forzosi, e quali siano i pericoli e i costi di queste operazioni che possiamo definire e denominare oltre confine. Ci sono senz'altro degli aspetti problematici, l'abbiamo già anticipato. Abbiamo visto nella pillola informativa precedente che una delle trappole disseminate lungo questa via che ci porta all'estero, che ci porta in Svizzera, a varcare appunto i confini con la Svizzera, sia il rischio di truffe, come avviene tipicamente nello schema che trasforma in oro fisico, in lingotti, i franchi svizzeri, cioè i soldi che noi portiamo oltre il confine. Vorrei parlarvi invece ora di altri due aspetti problematici, i costi e la tassazione relativi all'apertura dei conti in Svizzera. Preliminarmente però dobbiamo premettere una riflessione di carattere generale, cioè inquadrare il contesto economico generale in cui questo comportamento finanziario, economico-finanziario degli italiani si inserisce. Abbiamo visto che gli italiani temono una eventuale imposta patrimoniale. E infatti dobbiamo ricordare come in due diverse occasioni, nei tempi recenti, si sono manifestati fenomeni di prelievi forzosi, che sono una manifestazione dell'imposta patrimoniale. Ricordiamo in Italia, per esempio nel 1992, sotto il governo Amato, se ben ricordo, e in tempi più recenti, un fenomeno di prelievo forzoso, anche se con caratteristiche ben più severe, si è manifestato a Cipro. Dobbiamo chiederci a questo punto se, questa essendo la paura degli italiani, se ci sono le condizioni oggi in Italia per una tassazione del genere, per un'imposta del genere che si manifesti sotto queste caratteristiche. Il presente ovviamente non incoraggia certo, anche se dobbiamo anche riflettere freddamente, mettere ancora le mani nelle tasche di risparmiatori già dissanguati per altro verso dal risparmio gestito, sarebbe un'idea improvvida, sciagurata, perché farebbe defluire ulteriormente denaro verso l'estero, provocando quello che gli addetti ai lavori definiscono una vera e propria asfissia finanziaria nel nostro paese. E allora, più che di prelievi forzosi, che comunque rientrano tra le cose possibili, certo non possiamo escludere che si ripeta anche oggi ciò che è successo nel 92, ma più che prelievi forzosi, cioè imposte una tantum, noi dobbiamo preoccuparci di quelli che ci parlano e continuano a parlarci delle famigerate riforme strutturali. Tutti sentiamo parlare delle riforme strutturali, che dobbiamo fare riforme strutturali, l'Unione Europea ci presta il denaro se facciamo riforme strutturali, ma che cosa sono queste riforme strutturali a volte non si riesce a capire. E allora riflettiamo insieme su questo. Ricordate come l'introduzione dell'imposta di bollo sui conti titoli avvenne durante il governo Monti?
un'imposta di tipo proporzionale e di tipo permanente, non una tantum come il prelievo forzoso. Ebbene, vi chiedo, che cos'è questa che ancora oggi continuiamo a pagare sui nostri conti, anche sui nostri conti di trading? Che cos'è questa se non una mini imposta patrimoniale? Ecco l'esempio di una riforma strutturale che vale per sempre e non vale soltanto per il presente. Ecco, noi di queste imposte soprattutto dobbiamo preoccuparci. E in questo contesto nazionale e internazionale nasce proprio l'esigenza dei risparmiatori di aprire conti all'estero e in Svizzera, nella speranza proprio che i soldi siano al sicuro da questo tipo di imposte o da imposte di qualsiasi specie. Però non è così. Ne parleremo nella prossima pillola informativa. Vedremo come in realtà l'apertura dei conti in Svizzera comporta problemi di costi che non si possono sottovalutare e problemi anche di tassazione che bisogna considerare, che rendono appunto l'apertura di questi conti tutt'altro che gratuita, tutt'altro che esente da problematiche. Ne parleremo nella prossima puntata. Continuate a seguirmi. Intanto io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e restituisco la linea alla regia.